Ma guardi, il governo ha fatto una scelta chiara, no? Utilizzare gli ammortizzatori sociali per finanziare il blocco dei licenziamenti. Quindi noi viviamo in un momento nel quale le imprese sono completamente paralizzate e si sta creando questa immensa bolla occupazionale. Stiamo rinviando sempre più avanti il momento nel quale il blocco verrà rimosso e le imprese non si possono riorganizzare. Il giorno in cui verrà rimosso quel blocco di licenziamenti, il nostro paese comincerà a fare i conti con gli effetti di questa crisi. Da questo punto di vista, lo smart working è probabilmente la più importante novità che è emersa nel corso di questa crisi, perché ha dimostrato a milioni di persone che non riuscivano a telelavorare prima perché la legge sul telelavoro era fatta male, che lo smart working può essere una risposta a tutto questo, può essere un modo per trovare nuovi equilibri rispetto all'occupazione, per aumentare la produttività, per fare risparmi, ma perché ciò accada, di nuovo, sarebbe bisogno che le imprese potessero contare su un quadro legislativo stabile. Invece noi ancora oggi siamo in una situazione nella quale andiamo avanti di rinvio dello stato di emergenza e rinvio dello stato d'emergenza, senza sapere che cosa ne verrà. E qui arriviamo al punto. Il problema di cui stiamo parlando tutti sono le tante incredibili occasioni mancate del nostro paese nel corso degli ultimi 20 anni, perché abbiamo sempre avuto il respiro corto, lo sguardo al breve termine, no? Guardate quello che stiamo facendo adesso, stiamo usando tutte le risorse per finanziare l'assistenza di breve termine, quando i soldi del Recovery Fund, piuttosto che quelli fin qui utilizzati, dovrebbero anche essere utilizzati per la formazione, per l'università. Cioè spingere e in qualche modo formare i nostri ragazzi ad utilizzare che cosa? Tutte le opportunità che ci dà l'innovazione tecnologica, lo smart working è una di quelle. Nel libro che abbiamo scritto ci sono interventi di De Masi, di Celli, di Del Conte, di tantissimi autori e tutti sottolineano che cosa? I grandi vantaggi. Per farlo però bisogna guardare al futuro. Noi invece stiamo guardando al brevissimo termine. Chiudo con una battuta sul reddito di cittadinanza. Guardate che il reddito di cittadinanza ha un altro problema, produce ingiustizia nel nostro paese. Noi abbiamo tanti giovani single che percepiscono il reddito di cittadinanza e non hanno bisogno, voi pensate al caso dei fratelli Bianchi, a tutti quelli che sono emersi sui giornali, ma poi abbiamo padri di famiglia ma di 50 anni che in una situazione disperata, non potendo accedere al reddito di cittadinanza, per esempio fanno i rider a 3,50 € a consegna. Questo crea all'interno del nostro paese una quantità di ingiustizie che saranno molto difficili da tollerare, soprattutto quando esploderà la bolla occupazionale e ci dovremo confrontare con gli effetti di una crisi che è stata la più drammatica che noi abbiamo vissuto nel corso degli ultimi anni. E tra l'altro a fare i rider, insomma, vediamo sempre più non solo ragazzi, ma anche persone di una Padri di certa. famiglia, ne guardavo uno Esatto, ieri, guardi, esatto. era impressionante. Io gliel'ho chiesto, lui mi ha detto: sono un padre di famiglia, sono disperato, non riesce ad accedere. Ma sì, ma nessuno gli dice niente. Lui ha lavorato nel corso del lockdown in bicicletta, facendo la fatica che faceva, a 3,50 € a consegna e nessuno gli dice niente. Guardate che quando poi esploderanno i problemi sociali e finiranno le risorse dell'Europa, questo tipo di ingiustizia sarà ancora più grave di quella che ha fatto sì che 250.000 giovani sono andati all'estero e non sono più tornati in Italia. Gaia, le faccio un altro esempio che a me tiene molto. Durante il lockdown, moltissimi ragazzi che erano andati a studiare all'estero sono tornati nel nostro paese, sono stati nel nostro paese per stare vicino agli affetti, amano il nostro paese. Ma di nuovo si è fatto talmente poco per loro, se non promettono reddito cittadinanza al quale non avevano i requisiti per accedere, che stanno di nuovo ripartendo tutti, nonostante la seconda ondata. Ed è lì che il nostro paese perde, perché noi stiamo dando assistenza a chi non si impegna e ci dimentichiamo di chi si impegna con coraggio. Ma sono loro che mandano avanti. Allora, Pedulla, a proposito della visione corta del nostro